tradizionalmente i cosiddetti giorni della merla, cioè il 29, il 30, il 31 gennaio, sono considerati i giorni più freddi dell'anno. E beh, insomma, vi siete accorti che da tempo non è più così. Buon pomeriggio, bentornati tutti, benvenuti a Siamo Noi. In effetti siamo passati dal gelo dell'ultimo fine settimana alle temperature che stanno risalendo già in queste ore, temperature che diventeranno probabilmente quasi primaverili, e di questa altalena di temperature, di questi evidenti cambiamenti climatici, naturalmente parleremo anche sotto il profilo delle evidenti conseguenze in diversi ambiti. E allora io do il, cercheremo anche di aggiornarvi su quello che ci aspetta per quanto riguarda il meteo dei prossimi giorni. Do il benvenuto ai nostri ospiti, a partire da Nicola Di Noia, direttore generale di UNAPROL, che è l'associazione dei produttori del settore dell'olio e delle olive. Ben arrivato, dottor Di Noia. Buonasera a voi. Tra poco vedremo che cosa c'entrano con il nostro ragionamento di oggi gli ulivi. E un bentornato alla collega Simonetta Lombardo, esperta di temi ambientali, che oggi è collegata con noi. Simonetta, bentornata. Grazie, ben trovati tutti quanti. Benvenuto anche al professor Massimiliano Fazzini, climatologo. Professor Fazzini, bentornato a Siamo Noi. Buon pomeriggio, grazie a voi, grazie per l'invito. Allora, professor Fazzini, abbiamo avuto temperature piuttosto rigide già pochi giorni fa, adesso è in atto un cambiamento. Mi viene da chiederle subito, così anche a mo' di battute, ma l'inverno, quello che conoscevamo, descritto come l'inverno del freddo, quando arriva, adesso anche guardando gli anni scorsi, e quanto dura? Ma questa è una domanda molto, ecco, molto interessante. Nessuno sa rispondere, perché benché noi abbiamo a disposizione questi modelli sempre più raffinati, sempre più autoapprendenti, diciamo, con l'intelligenza artificiale, spesso e volentieri sbagliamo previsioni. Perché? Perché l'atmosfera, la natura è molto più veloce di noi nel cambiare, è quello che poi sta succedendo negli ultimi 30 anni. Obiettivamente da qui almeno a 10 giorni, tornando a delle previsioni fatte su basi di modelli a medio termine, non si vede la possibilità. Ecco, purtroppo sul più bello queste previsioni poi ce le facciamo fare. Piuttosto. Professor Fazzini, aggiustiamo l'audio. Ecco, proviamo, dicendo. Sì, dicevamo che appunto da qui a 10 giorni i modelli non evidenzierebbero un cambiamento rispetto a questo soprammedia di 7-8 gradi che abbiamo un po' esteso a tutto il nostro territorio nazionale. Pensate che qui a Cortina, a 2000 metri, pur con una magnifica giornata, abbiamo temperature di circa 10 gradi. Ecco, poi a Cortina ci torno e torno da lei naturalmente, perché adesso vogliamo farvi vedere, sentire, comprendere come si stanno facendo sentire i cambiamenti climatici in Piemonte, al Parco del Gran Paradiso non solo, e ce lo racconta Antonella Ferrara. Siamo a Ceresole Reale, a un'altezza di circa 1600 metri, e come potete vedere il bacino, quello che è il lago, è praticamente vuoto e asciutto. Questa diga era nata molti anni fa soprattutto per un discorso idroelettrico. Poi nell'arco degli anni e col passare del tempo è sempre diventata di fondamentale importanza per l'agricoltura, in quanto era una riserva idrica che dava tranquillità e sicurezza all'agricoltura del canavese. Purtroppo in questi ultimi anni quella che era una scorta che tutti gli inverni ci trovavamo, grazie alle nevicate invernali e anche alle piogge autunnali e primaverili, si sta ritirando, e neanche in un periodo come questo qua, dove dovrebbe essere quasi ai massimi livelli, purtroppo vediamo che rimane un cumulo di ghiaccio che purtroppo non assicurerà un approvvigionamento idrico necessario per tutta l'estate. Siamo a ridosso della diga, si notano ben nitide quelli che sono i livelli che l'acqua dovrebbe essere in questa stagione, ma siamo ampiamente sotto.
andiamo a Rivarolo Canavese, in pianura, più a valle, per farti vedere quelle che sono le condizioni del fiume. Siamo sulla riva del torrente Orco, è uno dei maggiori affluenti del fiume Po, e come possiamo notare la quantità di acqua che è presente all'interno di questo fiume è veramente esigua. Dovrebbe coprire quello che è tutto il fondo dell'alveo del fiume. Questa è l'acqua che arriva dalla diga di Ceresole, dove eravamo poco fa, acqua che arriva dai ghiacciai e dalle nevi che si sciolgono, ed è l'acqua che questa pianura utilizza per bagnare le coltivazioni agricole durante l'estate. La siccità ha impattato decisamente molto sulle nostre attività, sia per quanto riguarda quella cerealicola, foraggera, che per l'allevamento. La siccità non è un problema estivo, è nei mesi invernali che noi cominciamo già a capire quale sarà l'andamento della primavera piuttosto che dell'estate, perché molto dipende da quanto sono le precipitazioni nevose sulle montagne. Un enorme problema. Nel nostro caso specifico le soluzioni sono ridurre il numero di animali o comunque acquistare foraggio altrove, sperando che ce ne sia. Noi auspichiamo e speriamo veramente che una primavera piovosa possa rimpinguare questi bacini, ma vanno creati e vanno costruiti e vanno contemplati in un ambito territoriale molto ampio, proprio per poter dare un futuro all'agricoltura. Ecco, sono immagini e racconti che fanno una certa impressione, Simonetta. Abbiamo visto un Piemonte a secco, è stato un inverno evidentemente questo molto asciutto, ma quello che ci impressiona, tra poco parleremo della Sicilia, è vedere succedere questo nell'Italia settentrionale. Simonetta. Sì, certo, naturalmente questo è ancora più impressionante per noi, siamo abituati appunto a pensare al nord dell'Italia come un posto più fresco, più umido, via dicendo. Dobbiamo, ahimè, credo, abituarci a un cambiamento, il cambiamento climatico, la crisi climatica e crisi idrica, le due cose sono esattamente le facce di una stessa medaglia, sostanzialmente. Noi sappiamo che nel Mediterraneo stanno succedendo cose molto importanti dal punto di vista proprio della gestione, diciamo così, delle precipitazioni, insomma. Sappiamo che il Mediterraneo è uno dei posti dove al mondo c'è la maggiore, una delle maggiori, maggiori velocità di cambiamento climatico, in sostanza. Secondo alcune stime il Mediterraneo diventa più caldo, diciamo 20% in più, più velocemente che negli altri posti. Questo significa che è cambiata completamente, insomma, poi appunto c'è chi può spiegarlo meglio di me, ma insomma è cambiata completamente proprio lo schema delle precipitazioni. Sì. L'anno scorso è stato un anno molto molto duro, soprattutto per il nord, ma anche per tutta Italia, in modo particolare, sì. Ricordiamo le immagini del Po, insomma. E quindi l'anno scorso è abbiamo visto come sia completamente cambiato il periodo, lo schema del periodo delle precipitazioni. Ecco. Una volta pioveva in autunno e in inverno, inverno era più secco, ma era piovuto molto in autunno. E a questo dovremo, ahimè, abituarci. Grazie, Simonetta. Quante volte ricorrerà il sostantivo cambiamento, il verbo cambiare in questa trasmissione oggi? Dottor Di Noia, tra poco la questione la vediamo molto più da vicino, anche come ripercussioni sull'agricoltura, sulla coltivazione, insomma, delle olive, sulla produzione dell'olio. Ma io vorrei fare una battuta prima di andare in pubblicità. Possiamo ricordare, e lei ci aiuta, al nostro pubblico che qui noi parliamo riscaldamento globale, cambiamenti climatici, non di una faccenda esagerata, preoccupazioni di un pugno di ecologisti, parliamo di ripercussioni concrete già immediatamente visibili sulla nostra economia.
Ma assolutamente d'accordo, buonasera a tutti. Purtroppo dobbiamo fare i conti con questo aumento delle temperature e soprattutto la scarsità di acqua che avete fatto vedere. Sta cambiando troppo velocemente questo meccanismo e le produzioni a cui eravamo abituate vanno veramente in difficoltà. Abbiamo bisogno di acqua, abbiamo bisogno di un progetto diciamo nazionale di contenimento delle acque per metterle poi a disposizione degli agricoltori. Quindi come Unaprol e Coldiretti abbiamo immaginato dei laghetti, per esempio, che possano raccogliere le acque per poterle poi sfruttare nei periodi. E poi vedremo come questo può funzionare e quali altre soluzioni si possono mettere in campo. Io intanto faccio una sosta dal nostro Simone Lombardo. Allora Gabriella, vorrei insieme a voi aggiungere un tassello in più, perché secondo i dati del National Climatic Data Center il 2023 si classifica come l'anno più caldo di sempre, e parliamo di tutto il pianeta, non dell'Italia, con una temperatura della Terra e degli oceani che è risultata addirittura superiore di 1,18 gradi rispetto alla media del XX secolo e superiore di 0,15 gradi del precedente record, che era del 2016. Questo è un dato piuttosto impressionante e su questo vogliamo anche sentire la vostra opinione, perché il nostro numero WhatsApp si è attivato, 348-3070-345, scriveteci tutti i vostri messaggi lì, oppure attivi ci sono anche i nostri social, e per voi una mail di redazione. Grazie Simone. Dottor Di Noia, ascoltando i dati di Simone mi viene da pensare che insomma anche questa è una novità. Io non credo che in passato vi siate trovate tanto spesso a ragionare su dati che vengono continuamente prodotti, che significano che dovete adattarvi. Attenzione, che quello che dicevamo non solo è un problema produttivo, nel senso che abbiamo bisogno di più acqua o quantomeno della disponibilità di acqua che manca, e quindi questo significa avere anche il rischio di avere meno produzione e quindi problemi anche di approvvigionamento. Ma le alte temperature determinano il proliferarsi di malattie, di nuovi parassiti che indeboliscono ancora di più il sistema, quindi ci dobbiamo proteggere ancora di più, il che, come dire, diventa complicato effettivamente. Anche qui abbiamo bisogno di una visione. Noi ci fermiamo, come sapete, per pochissimi istanti, poi torniamo qui in studio, vedremo la faccenda degli ulivi, insomma vedremo anche qualche previsione magari per i prossimi giorni. A tra pochissimo. Eccoci rientrati in studio con un quesito che è molto rilevante, anche perché l'estate è ancora lontana. Abbiamo acqua a sufficienza, visto che è piovuto, anche nevicato poco. Tutto questo rischia di pregiudicare i prossimi mesi. Allora ovviamente mi rivolgo al professor Fazzini, che peraltro è collegato ad una bellissima località montana che è Cortina. Professore, quest'anno si è vista poca neve, si è vista anche poca pioggia, lei ha anche firmato da poco uno studio inedito, uno studio recente su questo. Le chiedo, ogni anno nevica un po' di meno? Allora, questo è un discorso molto molto complicato, e soprattutto questo studio, che è inedito perché è fatto sui dati reali degli ultimi 30 anni, è limitato a un numero di stazioni che non può essere scientificamente soddisfacente. Bisogna subito evidenziarlo, perché la scienza deve essere precisa e deve essere esaustiva. E obiettivamente si vede che un po' in tutto il territorio italiano la nevosità sta scendendo, non tanto come cumulate, attenzione, quanto nevica in un anno, ma soprattutto a causa del fatto che la temperatura è aumentata di un grado punto due, la neve rimane al suolo molto meno tempo rispetto a quello che accadeva 30 anni fa. Sì. Per ad esempio sulle Alpi orientali il segnale è diametralmente opposto, nevica di più, ma il numero di giorni sciabili ad esempio è sceso del 10%. Quindi per fare un pochino per chiudere un po' il cerchio su tutto quello che è stato correttamente detto, qui non è una questione di quantitativi di precipitazione, che purtroppo tra virgolette piove male e nevica male. Il numero di giorni di pioggia è diminuito, il numero di giorni nevosi è diminuito, di conseguenza bisogna, come si diceva prima, anche in relazione all'aumento delle temperature, adattarsi in maniera trasversale al turismo, all'agricoltura. Ecco, lei è stato chiarissimo, professor Fazzini, come solito ci ha fatto comprendere che cambia il paesaggio, cambia anche l'economia del nostro paese, e questo richiede necessariamente un adattamento. Noi adesso, come promesso, ci spostiamo in Sicilia, vedremo con il servizio di Rosario Sardella l'Etna, un Etna che ha appena una spruzzatina di neve.
c'è più niente, le stagioni ormai sono saltate, primavera, estate, non c'è più autunno. Guarda l'Etna, sì, è imbiancata, però non è la neve. Ripeto, siamo nel mese di gennaio. Siamo sul fiume, ci camminiamo di sopra, dove di solito scorrono milioni di metri cubi d'acqua. Invece, come vedete, il fiume è completamente secco. Le cause sono legate ormai al clima che è completamente impazzito. Le conseguenze sono che qua tra le prossime generazioni penso si devono abituare a vivere in un deserto, perché quello che sarà alla fine effettivamente è un'opera di desertificazione del tutto, mancando l'acqua, materia prima, di vita. Non piove a livello normale quasi da 8 mesi. Dal mese di maggio-giugno. L'anno scorso ha fatto un inverno simile a questo, poi ci ha salvato, cioè in maniera molto strana, inusuale, praticamente, pioggia e neve nel mese di maggio, aprile e maggio. Il Parco Fluviale dell'Alcantara è un parco identificato proprio dalla presenza della risorsa dell'acqua. Diciamo che il periodo d'asciutta dovrebbe essere quello estivo. A causa del cambiamento climatico si sta verificando che ancora a gennaio non c'è acqua che corre. Tanti tratti del fiume completamente in asciutta e livelli di deflusso di acqua bassissimi nei posti invece dove è sempre stato un livello più alto. Ci sono molte cascate come in questo punto oppure in questo punto che consentono poi anche lì un'attività turistica e sportiva importante, quindi un indotto nelle attività del territorio anche economico importante. Oggi invece praticamente ci si può andare con i piedi nudi e camminare lungo l'alveo. L'acqua è praticamente in alcuni punti un rigagnolo, in altri punti addirittura non c'è, è proprio asciutta. Questo è l'Alcantara oggi, come vedete. In questa zona ci troviamo tra Roccella Valdemone e Moio Alcantara. Gennaio, ripeto sempre e sottolineo gennaio, perché oggi il fiume dovrebbe essere un regime totale. Invece guardate, ci fa preoccupare parecchio per quello che sarà l'estate che verrà. Estate che verrà. Ormai con temperature di 50 gradi, 48 gradi, questo è il vero problema. Questo è uno dei progetti che è stato avviato ed è quasi a conclusione, di riqualificazione naturale della sponda del fiume. Riportare, garantire dell'acqua in delle zone di stagno, delle zone di alveo fluviale e garantire quindi la continuità del passaggio e la sosta degli uccelli migratori, dell'insediamento della flora, insomma di tutti quegli ecosistemi che ruotano intorno a un fiume. Ecco Simonetta, tu prima ci parlavi di una accelerazione probabilmente imprevista solo 20 anni fa dei cambiamenti climatici, riferendoti al Mediterraneo. Io vorrei chiederti che cosa ci aspetta per l'Italia, perché ricordo l'impressione che mi fece il fotografo Gabriele Galimberti, che portò qui in studio da noi una guida di deserti italiani, deserti che avanzano, e mi domando anche, non so se esagero, se ci sono paesi che già non vedono e che magari non avranno più la neve. Simonetta. Questo purtroppo non possiamo saperlo, cioè purtroppo, forse anche per fortuna non possiamo saperlo. In realtà, appunto, come si diceva, una parte delle precipitazioni si è spostata più in là, cioè c'è proprio un cambiamento del periodo in cui piove e in cui nevica, per fortuna finora. E per quello che riguarda l'Italia, sicuramente noi possiamo dire di essere in Europa il paese più colpito dagli effetti delle ondate di calore, proprio in termini anche di morti drammaticamente, nel senso che abbiamo la più alta percentuale di persone che spesso e volentieri più anziane o malate o comunque con patologie di vario genere durante le grandi ondate di calore muoiono. Quindi diciamo l'Italia è un paese di frontiera tra il sud e del Mediterraneo, sì, e l'Europa, e quindi come tale veramente sì, siamo in prima linea. Ora, insomma, quello che succederà nei prossimi anni lo sappiamo, la situazione peggiorerà. Sta anche a noi. Ecco, il noi ci preme parecchio. Ecco. Adoperarci. A noi intendo dire a noi cittadini, ma a senza noi anche comunità, a noi governi, istituzioni, eccetera, eccetera, fare in modo
che man mano il riscaldamento climatico diventi meno impattante. Grazie Simonetta, quindi contribuire sempre a creare consapevolezza e agire di conseguenza. Dottor Di Noia, l'agricoltura che diventa più resiliente sarà un'agricoltura, già lo è, chiamata a cambiare e magari probabilmente a sostituire delle coltivazioni con altre, sta già accadendo di fatto. Sì, assolutamente sì, in qualche modo già la Sicilia lo dimostra con la piantumazione per esempio dell'avocado, piuttosto con altri prodotti tipici dell'area tropicale, dimostra il fatto che ci sono oramai le condizioni per quel tipo di agricoltura. L'olivo da questo punto di vista ci può aiutare, nel senso che l'olivo da millenni in qualche modo cresce nel bacino del Mediterraneo e riesce a resistere anche a queste temperature. E noi sull'olivo ci fermiamo perché merita lo spazio adeguato, l'abbiamo chiamata soprattutto per questo, quindi un istante di pazienza anche per i nostri telespettatori e poi siamo di nuovo qui in studio con diverse sorprese. Quello che sapevamo, che credevamo di sapere sulle stagioni è un po' messo in discussione dai cambiamenti climatici, non possiamo neanche più contare sui giorni della merla, avanza la siccità e allora, dottor Di Noia, ci siamo lasciati sul più bello, perché parlavamo degli ulivi, perché è la ragione per cui l'abbiamo voluta qui. Ulivi che sono, vabbè, una pianta meravigliosa, ma che abbiamo sempre associato alla possibilità di crescere senza quasi bisogno d'acqua. Adesso però scopriamo che sono a rischio anche loro e che se non li irrighiamo non crescono. Allora, distinguiamo, l'olivo era sacra da 2000 anni fa per popolazioni che ci hanno preceduto proprio per la sua incredibile capacità di adattarsi alle condizioni più estreme, anche quelle della siccità, del caldo. Non è un caso che tutto l'arco africano, la Spagna, l'Italia, la Grecia è piena di olivi, perché crescono in condizioni dove le temperature sono alte da millenni. La loro sopravvivenza non è tanto in discussione quanto la loro capacità produttiva, nel senso che l'olivo perché ha bisogno... Perché se soffre la siccità cadono le olive. Esatto, la pianta per proteggersi lascia il frutto per riuscire a sopravvivere. E in un momento in cui noi abbiamo bisogno invece di produrre, possibilmente di aumentare la produzione dell'olio, perché è un prodotto che fa bene alla salute, che è funzionale al nostro benessere, dobbiamo cercare di non perdere la produzione attuale, ma soprattutto aumentarla. Per poterlo fare, stabilizzare la produzione e aumentarla, abbiamo bisogno di acqua, perché gli ulivi, soprattutto quelli moderni, che diciamo hanno anche un numero maggiore di piante per ettaro, hanno bisogno di ecco una dottor Di Noia, lei prima ci parlava di invasi, di laghetti per raccogliere per esempio l'acqua piovana, io pensavo a sistemi di irrigazione anche più complessi, però tutto questo ha dei costi che gravano sui piccoli produttori, medi produttori, senza parlare di famiglie che l'olio se lo autoproducono. In redazione abbiamo diversi produttori di olio ad uso familiare. Ecco, questo richiede delle soluzioni che siano insomma opportunamente vagliate. Sì, premesso che l'olio extravergine di oliva, per il valore che questo prodotto ha, non può costare poco, questo lo diciamo continuamente, perché è evidente che se noi associamo all'olio extravergine di oliva un prezzo medio di 3 euro non riusciremo mai a rientrare nei costi. Certamente le politiche nazionali, quindi quelle che sono state messe in atto, c'è stato un bando recentemente del Ministero delle Politiche Agricole che ha finanziato proprio l'irrigazione, delle misure di irrigazione, i contratti di filiera, potranno dare una risposta. Dobbiamo ovviamente sperare che le risorse siano sempre maggiori e investirle nella direzione giusta. Lei diceva giustamente gli impianti di irrigazione, adesso c'è la cosiddetta subirrigazione, che è una tecnica innovativa di irrigazione, non più a goccia, perché anche l'irrigazione a goccia fa disperdere molta acqua, soprattutto durante le giornate calde, ma quindi moderni, un'agricoltura di precisione moderna ci consente di avere un risultato maggiore magari con una riduzione dell'acqua. E noi questa situazione continueremo a monitorarla, continueremo a parlarne. Simonetta Lombardo, è inevitabile e sta già accadendo che il paesaggio nel nostro paese cambi, che ci siano magari dei campi, più campi abbandonati, e noi sappiamo il valore di quell'agricoltura eroica che fa insomma da contrafforte ai danni idrogeologici. L'acqua, sottolineiamolo, tu già l'hai detto, è e sarà un bene sempre più prezioso. Non voglio dire raro, spero di no. Speriamo di no. Allora, io penso una cosa, che non c'è una soluzione unica al problema della mancanza d'acqua in agricoltura.
e comunque in generale il problema della mancanza d'acqua anche per usi civili e altri usi. Sì. Peraltro noi ne abbiamo o troppa poca drammaticamente, no? Perché abbiamo anche momenti in cui le alluvioni ci colpiscono in maniera drammatica. E quello che dico è che probabilmente non c'è un'unica soluzione anche per le questioni dell'agricoltura. Intendo dire che il vero punto è conservarla l'acqua e fare in modo che quest'acqua, diciamo così, non riesca a penetrare nella terra e ci rimanga. Cioè, certo, il posto migliore dove conservare l'acqua sono le falde idriche più che i grandi invasi. Alcuni naturalmente possono anche essere utili, insomma, diciamo, l'unica cosa che contesto è la logica delle grandi opere come soluzione unica, mentre invece in questo caso noi abbiamo bisogno di tante soluzioni anche più piccole. Allora, ti ringrazio Simonetta ti ringrazio perché nel fare riferimento alle soluzioni hai introdotto un tema su cui a noi come programma torneremo, che è quello anche della manutenzione degli acquedotti, come viene utilizzata e troppo spesso sprecata la nostra acqua. Io ti ringrazio Simonetta del tuo contributo e ti saluto perché so che ci devi lasciare prima, a presto, e faccio tappa dal nostro Simone Lombardo perché naturalmente il tema vi sta a cuore. Simone. È il momento dunque, Gabriella, di condividere, no, i commenti, le riflessioni dei nostri telespettatori e parto da Barbara Rita. Oggi le temperature si sono alzate bruscamente, siamo a Catania e qui la temperatura è arrivata quasi a 20 gradi, un giorno sei in felpa e il giorno dopo in camicia. Franco, altro che giorni della merla, io non so più come vestirmi, facciamo così, nel dubbio resto a casa. Chiudo con Antonella, ma ce ne sarebbero molte altre sul tema dell'acqua, e dice: l'acqua è un bene prezioso e per troppi anni l'abbiamo data per scontata. La faccenda del clima è seria e tanti problemi non sembrano risolvibili. Io sono seriamente preoccupata. Grazie a tutti voi. Professor Fazzini, siamo in conclusione e lo sa che le spetta questa domanda. Che succede i prossimi giorni? Ma nei prossimi giorni avremo ancora a che fare con questo anticiclone di matrice subtropicale, detto in parole povere un anticiclone alta pressione mista africana azzurriana, che non dovrebbe essere è così presente nella climatologia media del mese di gennaio sul territorio italiano. Però questo fa parte di questi sbalzi barici di pressione a cui oramai siamo abituati a livello globale, a livello in questo caso di Oceano Atlantico. Per cui sicuramente avremo stabilità atmosferica, poche precipitazioni se non assenti, ristagno di aria di scarsa qualità nelle valli interne, soprattutto nella Valle Padana, e ripeto, assenza di precipitazioni in un contesto decisamente mite, con temperature in mediamente superiori di 4-5 gradi rispetto alla media, un po' su tutta l'Italia. Quindi niente giorni della merla, probabilmente quest'anno. Grazie professor Fazzini, climatologo, grazie al dottor Di Noia, grazie davvero. E io prima di chiudere sono particolarmente felice oggi di condividere con voi una bella novità importante per TV 2000, per la radio in blu 2000. Per farlo ci raggiunge, è un onore perché non accade quasi mai praticamente, avere qui con noi il nostro direttore Massimo Porfiri. Allora direttore, la novità la vediamo inquadrata sul grande schermo www.play2000.it. si tratta della nuova piattaforma che consentirà ai telespettatori, agli ascoltatori, di avere in ogni luogo, in ogni momento, a disposizione i contenuti della nostra radio e della nostra televisione. Questo significa più servizio pubblico per un'emittente privata, è molto bello. E che cosa troveranno i telespettatori e gli ascoltatori nella piattaforma? Che cosa offre questa piattaforma? Quali contenuti? Innanzitutto buonasera Gabriella, buonasera a tutti. Che cosa troveranno? Troveranno intanto quello che va in onda normalmente, cioè ci sarà lo streaming di tutte le nostre trasmissioni, dall'informazione all'intrattenimento, e da raggiungere, che si potranno raggiungere per l'appunto, come hai detto tu, da ogni luogo. In ogni luogo è il claim che abbiamo scelto, e quindi questa piattaforma ci consentirà, oltre a questo, anche di usufruire di un mezzo digitalmente molto avanzato che metterà a disposizione anche tutta la programmazione che c'è stata, altri contenuti originali
prodotti apposta per la piattaforma, i nostri documentari, i nostri film, e se qualcuno si è perso la puntata di oggi di Siamo Noi, potrà recuperarla. Nulla si perde. Si tratta di una piattaforma, come si suol dire, intuitiva, dovrebbe essere facile, però noi, direttore, abbiamo sempre bisogno del nostro Simone Lombardo. E allora, Simone, spiegaci tutto. Allora, si può intanto accedere alla piattaforma sia da computer, ma anche da applicazione. Applicazione che è già disponibile su tutti i nostri telefoni, ma anche tablet, smart TV. E come si può scaricare questa applicazione? Beh, è molto semplice in realtà. Basta semplicemente andare sull'App Store, che per chi non lo sapesse è l'applicazione presente su tutti i nostri telefoni, dove appunto si possono scaricare altre enormi, tantissime applicazioni. Lì in alto a destra bisogna cercare Play 2000, mi raccomando, tutto attaccato, e una volta entrati nella pagina allora potete scaricare e ovviamente guardare e gustare la nostra applicazione, che è appunto fatta apposta per voi. Grazie Simone, poi se avete altre domande gliele fate scrivendogli. Allora, non è un caso, direttore, proprio non lo è, che oggi sia il 24 gennaio, sì, giorno in cui celebriamo San Francesco di Sales, che è il patrono di noi giornalisti e anche della stampa cattolica. Che cosa significa questo per TV 2000 e per... Significa che noi, che siamo legati a un editore particolare, che è la Conferenza Episcopale Italiana, però vogliamo mettere al servizio sia della Chiesa, ma anche e soprattutto del Paese e dei nostri spettatori, delle persone che ci seguono, questo ulteriore mezzo che ci rende ancora più liberi di dare questo immenso servizio. Non dimentichiamo che nella piattaforma c'è l'integrazione tra la televisione e la nostra radio, Radio in Blu 2000, e questo ci consentirà di essere presenti anche in tutta Italia, ma anche diciamo all'estero, con un mezzo che è uno dei più evoluti multimedialmente. Per fare gli esempi dei nostri, direi, competitor, anche se sono molto più grandi di noi, la società che ci ha aiutato in questo percorso, che è durato più di un anno, l'altro giorno ci ha detto che siamo un esempio unico in questo senso, nel senso che siamo una televisione privata che però fa un servizio pubblico spesso superiore agli altri. Ecco, allora, lo avete capito, è una tappa importante questo 24 gennaio, grazie al direttore Massimo Porfiri. Pronti tutti quanti a scaricare Play 2000. Assolutamente. Allora, grazie, e noi ci siamo come al solito. Grazie. Il venerdì. Grazie. Grazie.